anche il braccio e la signora dovrebbe stare a destra, ma vedo che non lo fa più nessuno, no, ma una volta pensi che ci si alzava, se una signora che sono in un altro ristorante seduto arrivava, si alzava così. Adesso i ragazzi non hanno più l'educazione, non hanno più l'educazione. Eccoci qua, grazie intanto per essere qui davvero. E io davvero l'ho voluta io questa conferenza stampa con forza, perché due grandi brand che ritornano, che credono in noi, in quello che stiamo facendo, in quello che sta facendo la nostra società, che sta facendo la nostra squadra. Per chi non è venuto, guardi questa sala stampa che cos'è. Sono momenti di crescita per la nostra società. Siamo vicini al grande traguardo, non è ancora raggiunto, ma confidiamo di raggiungerlo in tempo. È il terzo anno consecutivo di Serie A, qualcosa che Monza non aveva mai provato per 110 anni, e il percorso di crescita va avanti ed è bello, perché io credo che sia importante. Io una cosa che ho sempre fatto anche nel Milan è cercare gli sponsor. Ad esempio sull'auto c'erano mille offerte, ma io mi ero sognato, non diciamo chi se non faccio pubblicità, un certo marchio, perché c'era il Real Madrid, c'era il Barcellona, e quello volevo, e andavo a Monaco fin quando sono riuscito a ottenerlo. Questa volta Sordo, dov'è finito Sordo? Eccolo, sa con quanta intensità ho cercato MSC Crociere e Simmental. Simmental è stato poi un qualche cosa che mi ha colpito al cuore, perché della mia passione sportiva deriva da lì. Quattro domeniche fa o cinque domeniche fa vedo il marchio Simmental sul Simmental Milano, mi metto, dico è impossibile al mondo che noi, perché è stato troppo bello, perché io lo ricordo bene. Pensate, nel 55 Simmental diventa sponsor, perché Sada, Gino Alfonso Sada prima, e Claudio Sada eccetera eccetera, Monza, quindi diventa sponsor del Monza nel 55 e è proprietario del Monza, e l'anno dopo sponsorizzano la squadra del basket di Milano, con cui vinciamo tutto, e io vado, non so, nel 66 Simmental vince per la prima volta la Coppa dei Campioni di Basket a Bologna, Final Four. Io sto a Bologna due giorni, quindi io quando riesco ad avere l'auto, la prima volta, che prima auto della mia vita, nel 63, comincio nel 63, ha cambiato la mia vita da tifoso e in consiglio di amministrazione eccetera, perché io alle 2:30 vedevo il Simmental Monza, poi mi fiondavo a Palalido dove alle 17:15 giocava il Simmental Milano, e così è passata la mia vita, e adesso mi sembra di ritornare giovane. Va bene, quindi con MSC Crociere, meraviglioso periodo col Milan, 2007 l'anno trionfale con tutto, fino al 2013, adesso siete ritornati sulla maglia del Milan, ritornati a Monza dopo l'anno scorso, quindi sì, sembra la mia vita, che è passata sempre fra Monza, Milano, Monza, Milan, Monza, Tatag, ritorna tutto, ed è veramente attraverso questi due grandi marchi, due grandi brand che si uniscono al nostro, e di cui sono felicissimo, perché io ho sempre pensato che io ho avuto la fortuna di seguire Silvio Berlusconi quando io mi occupavo di reti, ma andavo con lui nelle serate di pubblicità eccetera, quindi ho imparato eccetera, ho capito da Berlusconi, perché il nostro brand arricchisce il vostro, ma anche il vostro brand arricchisce tantissimo noi. Io non, pizzeria Lo Scoglio non l'ho mai voluta, cioè noi abbiamo capito dal primo giorno che abbiamo fatto televisione, noi eravamo vuoti, ma non abbiamo mai accettato la pubblicità locale, preferivamo stare vuoti, volevamo solo grandi brand, questo nell'80 quando è partita la nostra avventura. Infatti Publitalia si chiama Publitalia 80 perché nasce nell'80, io incontro Berlusconi nel 79 niente meno, quindi ho fatto tutto quel percorso lì, e capire l'importanza delle brand. Tu
piuttosto stai senza, ma se non arriva MSC Crociere non puoi mettere traghetto Napoli-Capri. Voglio dire che pure è importante, ma società del traghetto di fra l'isola d'Elba e Piombino, insomma, sto senza. Se non c'era Simeter mangio un'altra cosa, ma non si può non fare. Quindi grazie. Cos'è previsto adesso? Due interventi loro, immagino. Dov'è Bevilacqua, il regista dell'operazione? Se no parlo solo io, non va bene. Prego, signora. Sì. Ok, grazie. Allora, noi di Simeter chiaramente siamo anche noi onorati di essere nuovamente main partner del Monza. Come dicevamo, è una partnership che riscopriamo, che ha le sue radici un po' nella storia, in quello che ci ha unito già negli anni tra il 55 e il 65, ma che per noi in realtà vuole essere assolutamente apertura verso il futuro, quindi verso il dialogo con i giovani sportivi, i giovani appassionati, le nuove generazioni. E devo dire che una cosa che mi piace tantissimo, e più conosco il Monza e più lo vedo, è che c'è molta comunanza anche nel DNA delle nostre marche. Quindi ho letto la vostra visione, la vostra mission, che vuole dare un'immagine diversa, simpatica, una immagine anche coraggiosa e irriverente come squadra di calcio. Ecco, questi elementi ce li abbiamo anche nella Simmental, quindi siamo assolutamente contenti e pensiamo di poter fare un bel lavoro anche in comunicazione. Grazie, io le faccio un regalo e mi costa molto privarmi, perché i regali più preziosi sono quando costano che fare il regalo, se no costano in senso effettivo, eccetera. Allora le regalo una schedina del Totocalcio del 1961 dove c'è Simeter Monza. Grazie. Qui giocavamo col Bari in Coppa Italia, siamo una delle 13. Sim Monza Bari, provi a guardarla, guardi che roba è. Lo porti la signora Nissim, perché noi poi i rapporti col gruppo Nissim, col fondatore, con il figlio, con la figlia, sono rapporti. No, e per chi non lo sa, stavo parlando di Bolton, che è il gruppo che possiede, che è della famiglia Nissim e che possiede il marchio Simeter. Quindi sono rapporti che vanno avanti da una vita. Come con Chicco Vago, il tifo per il Milan. Chicco Vago è il presidente di MSC Crociere e ci unisce la passione per il Milan, e spessissimo anche l'altra sera siamo vicinissimi di banco, di posto a San Siro, quindi sì. No, davvero, è una cosa bellissima perché torna tutto oggi. Grazie. E questa qui è tutto calcio, pensi vedere Simeter Monza nella schedina del tutto calcio? La schedina del tutto calcio è una roba. A me ricorda tantissime cose e così. Dottor Candiani, adesso ci racconti lei qualcosa delle vostre meravigliose crociere. Io sono stato da voi, abbiamo fatto una crociera rosso-nera. Se volete fare una crociera bianco-rossa, siamo pronti. Possiamo organizzarci. Io faccio speech, tutto. Signore Colombo del Corriere, presente? Eri presente? Certo, un sacco. Quando abbiamo fatto il giro in Grecia, siamo andati ad Atene, sì, che io sono andato a baciare il terreno dello stadio, eravamo con MSC Crociere, allora, allo stadio di Atene dove abbiamo vinto due coppe di campione come Milan, quindi storie meravigliose. Beh, innanzitutto anche noi siamo veramente soddisfatti, siamo contenti del rinnovo di questa collaborazione biennale. Due anni di successi, perché alla fin fine lo scorso anno anche per noi di MSC è stato un grande successo e il Monza ha fatto una stagione mirabolante, non solo nei risultati ma credo anche nel gioco, e quindi questo è stato sicuramente un motivo di eccellenza. Nello stesso tempo naturalmente un 2024 che come Monza mi pare che stia andando nel dovuto modo e fino in fondo sempre. Sono già tolte alcune soddisfazioni, credo, anche cose importanti sia l'anno scorso che quest'anno, e quindi questo credo che sia un motivo di successo. E anche come MSC Crociere, crediamo che questo ci accomuni, è stato un 2023 record, un 2024 in cui avremo oltre 4 milioni di ospiti movimentati
nei porti italiani, nei 16 porti italiani da cui partiamo. Crediamo molto in questa partnership anche per la parte del territorio, naturalmente, il territorio monzese, il territorio lombardo, in cui MSC investe moltissimo. Abbiamo voli per lungo raggio, per Miami, per New York, e quindi ecco qua anche la comunanza con il pubblico giovane che segue la squadra, e quindi di questo siamo contenti. Nord Europa, ci sono destinazioni molto interessanti da poter seguire insieme, e sicuramente ci piacerebbe. Poi siete entrati in Italo. Siamo entrati in Italo, assolutamente, come gruppo, e ci piacerebbe poter fare delle iniziative comuni insieme col pubblico biancorosso e anche col territorio brianzolo, perché no, insieme ancora, come abbiamo fatto in passato con altre gloriose società, ma nello stesso tempo anche col Monza, ci piacerebbe farlo in nave e anche di terra, qualche evento insieme col territorio. Grazie. 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 E se ci sono domande per noi tre, per me, per i rappresentanti di MSC e di Simmental, io posso fare anche rappresentante di tutte e tre, perché ce l'ho nel mio cuore, non voglio scavalcare nessuno. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Volevo chiederle la presenza e il ritorno di questi sponsor così importanti con questa forte componente anche romantica. Dimostra l'ulteriore percorso di crescita del Monza in campo e fuori dal campo. Prossimo step in futuro può essere anche l'idea di tagliare un traguardo europeo con sponsor anche così importanti al fianco. Ma noi non ci siamo mai posti né l'obiettivo di andare in Europa né l'obiettivo di non andare in Europa, quindi l'obiettivo del Monza, ce lo siamo sempre detti, è quello: prima di mantenere la categoria e poi di fare il massimo possibile. Non c'è nessuno che, voglio dire, ogni partita andiamo in campo cercando di vincerla, voglio dire, e quindi non ci poniamo limiti e non ci poniamo obiettivi. Quindi l'obiettivo del Monza è cercare di fare meglio possibile. Io che sono tifoso di questa squadra, perché io continuo a dire, faccio l'amministratore delegato, faccio quello che faccio, ma io sono nato a Monza, cresciuto a Monza, lo sapete tutti, sono un tifoso del Monza, pazzamente tifoso del Monza, e questo me lo porto dietro da 70 anni. Bene, pensare che in 2 anni di Serie A, in Monza, che non aveva mai giocato con queste squadre, abbia battuto la Juventus, l'Inter, il Milan e il Napoli, è un qualche cosa di incredibile al mondo. Perché quando siamo arrivati noi nel 2018, perdevamo con la Giana di Gorgonzola, io avevo visto Monza Seregno che nel 2017 ci ha portato dalla C. Perché mi incazzo con i signori di Monza che fanno i critici? Perché abituati a perdere con la Giana e col Seregno, se perdi con l'Inter ti criticano. Voglio dire, ma non va bene uguale, non è lì il problema. Rimane questo sogno grande in Monza, abituato ad altri livelli, sempre grazie a una persona tutto questo è successo, che è Silvio Berlusconi. Abbiamo battuto Milan, Inter, Juventus e Napoli. Voglio dire, qualche cosa di incredibile, per cui dove arriveremo? Non lo so neanche io, non lo so dove arriveremo. Arriveremo dove cerchiamo di fare il massimo, voglio dire. Perché è arrivato Djuric? Leggendo i giornali, io leggo il giornale, che cosa succede? Che leggo che Djuric è l'attaccante che ha vinto più contrasti aerei nei 5 grandi campionati europei, e arriva Djuric. E finalmente c'è un'azione berlusconiana che non ama il gioco dal basso. Domenica diventavo pazzo io a Salerno, vedere un rinvio di Di Gregorio. Schizzato come si suol dire, di Djuric e l'intelligente Pessina che gli sta vicino, che va a fare gol. Pensa, è proprio paradigmatico, meraviglioso, è quello che voleva il presidente. Lui diventava pazzo a vedere dal basso, con quei rischi che uno sbaglia uno stop e si subisce gol. Domenica abbiamo fatto un gol berlusconiano, portiere, centravanti che la tocca di testa e gol della mezzala che si inserisce. Quindi non voglio essere troppo logoroico, cosa vogliamo fare? Ma noi non vogliamo fare il massimo e vedremo che cosa sarà tutto qua.
Intanto mantenere questa categoria è un sogno, è una meraviglia per chi è nato in questa città. E siamo vicini, speriamo, crociamo le dita a farlo per la terza volta. Poi la classifica finale non ho idea quale sarà. Buongiorno, io mi ricollego alla domanda del collega, perché la partnership di oggi e questa volontà di crescere dimostra anche come ci voglia essere continuità, come il Monza punti a evolversi ulteriormente, come la proprietà evidentemente creda e continua a credere in questo progetto. Questo determina e determinerà anche le strategie di mercato, lei ha fatto l'esempio di Diurice, ma anche per l'anno prossimo in generale, cioè nel voler tenere tendenzialmente i giocatori più importanti. Oggi si parla tanto di Di Gregorio, per esempio. Io non ho mai parlato con nessuno di Di Gregorio. Quest'estate abbiamo allungato i contratti e rinnovato i contratti ai giocatori più importanti. La proprietà è fantastica, i figli del presidente sanno quanto amore il presidente avesse per questo club, e nel segno del rispetto, dell'amore di quello che ha fatto il precedente per il Monza, continuano a investire tanti soldi nel Monza. E devo dire che al momento mi lasciano fare, sono io che sono un po' troppo spendaccione, perché magari in gennaio si poteva evitare qualcuno, ma la passione per il Monza è tale e tanta. E devo davvero ringraziare il presidente, è fuori categoria. I figli del presidente sono fantastici, ma l'hanno dimostrato anche, ad esempio, unici delle grandi famiglie milanese, accettando tutte le volontà testamentarie del padre. Voi avete visto, non c'è stato un problema, non c'è stato niente, e andiamo avanti così. E quindi io ringrazio loro per quello che fanno e che ci consentono di fare questi campionati qui, e quindi avanti. Buongiorno, io buongiorno. Cambierei, se si può, un attimo argomento, perché volevo chiedere la sua posizione in merito a un contrasto ormai non più nascosto ma abbastanza palese tra la Lega e la Federazione, in un momento di grande cambiamento in cui viene avviato, diciamo, il percorso delle riforme, e sembra che la FIGC sia determinata a portare in approvazione il proprio documento con o senza l'ok della Lega DA, che è un po' il motore di tutto il movimento. Dunque, da che parte sto? Il mio amico Marzullo direbbe: fatti la domanda e datti la risposta, quindi è troppo facile. Allora, il diritto di intesa, non voglio cominciare con la storia del 2018 perché ormai è stucchevole, ma il diritto di intesa è in tutte le federazioni europee, parlo di 5 grandi campionati, esiste. È impensabile, è impossibile che attraverso un voto fatto, che so, dalla C e dalla D, si decida di togliere il diritto di intesa alla Serie A. Questa cosa non verrà consentita assolutamente, o quantomeno verrà, se mai dovesse accadere, verrà combattuta con tutte le energie del caso. La situazione ha molte anomalie, è complessa, la mia visione è molto semplice, anche sul format. Il campionato italiano di calcio è a 20 squadre, è a 20 squadre da 20 anni, esattamente dal 2004. E non ha mai cambiato il numero delle partite. L'impegno totale dei calciatori è aumentato molto per effetto di manifestazioni non fatte dalla Federazione della Lega Calcio Italiana, bensì dalla FIFA o dall'UEFA. Più partite della nazionale, mondiali per club, coppe che diventano sempre con sempre più partite. Quindi, qual è quello che qualcuno pensa? Vedo anche editoriale in questo senso. Siccome altri affollano i calendari, scende la A da 20 a 18. E
incomprensibile che per fare giocare due squadre nei mondiali per club e altre due o tre in Champions League si facciano scomparire due club che scomparirebbero dalla Serie A per andare in B, e di conseguenza due di B finiscono in C, e di conseguenza due di C finiscono in D, e non vado avanti. Quindi chi ha affollato i calendari? Ripeto, il campionato italiano di calcio è fermo da 20 anni. Altri che fanno giocare un certo numero di club. Quindi non voglio ripetere il concetto, spero di essere stato chiaro e esaustivo. Quindi per quanto mi riguarda, mi sembra ovvio della posizione di tutta la Lega che faremo qualunque cosa per far sì che il diritto di intesa, non chiamatelo diritto di veto perché non è un diritto di veto, è un diritto di intesa, cioè quello che viene fatto deve essere fatto in accordo fra Federazione e Lega, quindi io la chiamo intesa, diritto di intesa, che hanno tutti, non si capisce perché non si dovrebbe avere più in Italia. Il formato è quello a 20 che dura da 20 cose. Le partite ci stanno assolutamente, e ripeto, non si può uccidere il campionato italiano che già viene parzialmente ferito dal concorrenza, perché è chiaro ed evidente che le televisioni hanno dei budget e quello investono. I maggiori budget che destinano a nuove competizioni scompaiono dai singoli campionati nazionali. Però adesso, cara signora Colombo, oggi è un argomento così, così tosto e così complicato che eviterei altre domande su questo tema qui, perché sennò no, è difficile chiuderlo, poi uno finisce anche i parametri e a tutti quei numerini lì, ci bisognerebbe fare una conferenza stampa solo sull'argomento. Oggi invece festeggiamo due grandi marchi romanticissimi per la società biancorossa. Ricordo che l'Olimpia Milano e il Calcio Monza sono di colore biancorosso, e quindi ho passato tutta la vita seguendo i colori biancorossi. Milan c'è un nero in più, ma diciamo una vita biancorosso-nera. E poi dopo andiamo pure avanti, ma dopo nel menù fuori che mangeremo abbiamo messo anche la carne simbola, assolutamente, che con ghiacciata, con pomodoro, insalata e magari un goccio di aceto balsamico, mica male, vero? assolutamente. Ma pensa, io ricordo davvero partite negli anni, che meraviglia, gli anni, non so, Milani, lo Iodice, dov'è Fiorenzo Dosso? Milani, lo Iodice, quando battiamo l'Udinese che avevano retrocesso per il calcio scommesse, e noi vinciamo, era Natale credo, Capodanno del 56, con gol di Milani, e vinciamo 2-1, primo gennaio secondo me era primo gennaio, non primo dicembre, vedete che sono più bravo io di Fiorenzo Dosso, lui è il secondo nella storia. Sì, la Natale, ma Capodanno con l'Udinese, è lì che c'è la grande vittoria. Ieri mi sono imbufalito col marketing, gli ho detto parole terrificanti. Perché? Perché aveva sbagliato, aveva scritto che la sponsorizzazione fra Monza e Cimiter era 1955-64, cosa che scrivono molti libri. Perché? Perché finiva nel 64 e tanti non sono andati avanti. Ma nel 64 il sindaco Centemero, che io ho conosciuto benissimo, suo figlio era mio compagno di classe, riesce a convincere Claudio Sada che va avanti anche nel 64 e 65. Quindi la sponsorizzazione è durata 10 anni. Lui me l'ha mandata di nuovo, mi ha fatto vedere il libro con noi, io mi sono messo a urlare come un pazzo, perché io sono pazzo. Ad esempio in un libro gliel'ho fatto rifare, perché hanno messo che il Monza era stato promosso alle 23:14 del 29 maggio del 2022. Io urlare come un pazzo dicendo che era alle 23:12, e poi io lo bacchetto tutti i giorni, ma urlando e dicendogli cose terrificanti. Avete scritto 23:14.
che fa tutta la differenza del mondo con la 23-12. Simeter me la manda e stamattina ancora insisteva col 64, nel libro c'è scritto 64. Allora gli ho detto cosa dovevano fare lui e il libro, ma non vi dico cosa gli ho detto. Comunque confermo in maniera assoluta, anche lei ha scritto 64. Anche lei ha scritto 64. Stava scrivendo, l'ho fermata io. Sì. Perché c'è quella storia lì, era finita la sponsorizzazione, ma il sindaco lo convince a Sada andare avanti un altro anno, quindi sono 10 anni di sponsorizzazione. Faccio io una domanda, sono Alberto Caspani di TTG Italia. Partirei da Candiani per coinvolgervi, volevo capire questa scelta di investire anche sul territorio brianzolo. Quindi quanto rappresenta magari in termini di impatto o di risposta sostanzialmente sulla vostra offerta e se possiamo prevedere magari nei prossimi mesi iniziative come i temporary point che sono stati fatti a Milano, quindi muoversi per far conoscere l'offerta chiaramente sul territorio e quanto può contribuire magari a compattare ulteriori sponsor o filiere grazie alla vostra presenza. Da parte nostra sicuramente il territorio è una parte molto importante, il territorio brianzolo è un territorio ricco, è un territorio, tra l'altro la società Monza ha una storia importante anche proprio con tutto il settore anche giovanile e anche con i ragazzi che vengono proprio dal territorio, è seguita da un pubblico appassionato e questa cosa un po' ci accomuna anche questa parte delle passioni, certamente. Come dicevo prima nella mia breve introduzione, certamente abbiamo un'offerta dal territorio importante, abbiamo Linate, Malpensa convolati per Nord Europa sia durante l'inverno per le capitali europee, l'estate con i fiordi, abbiamo gli Emirati Arabi d'inverno, abbiamo i Caraibi da Miami, da Port Canaveral, da New York e tutto questo parte da questo territorio e non dimentichiamoci che naturalmente le nostre navi partono da Genova e da Venezia, almeno per questo territorio, poi chiaramente ci sono altri 16 porti in Italia e quindi questo può essere certamente d'impulso per lo sviluppo di MSC. L'MSC Lighthouse che abbiamo fatto a Milano in Corso Como in dicembre potrebbe anche essere ripetuto certamente in una città come Monza, che è una città molto importante e a cui stiamo guardando con molto interesse. Grazie a lei. Se non ci sono altre domande andiamo a mangiare la Simmental. Ricordate che le società sponsorizzate erano al maschile, l'azienda è Simmental, ma era il Simmental Monza e il Simmental Milano, mentre l'azienda è Simmental. Quindi se non ci sono altre domande, grazie, passerei a... Grazie.